Nel senso che un'organizzazione che opera sull'isola di Ischia, grazie allo sponsor della Ali Lauro, l'istituto Agostino Lauro, il comune di Torrenova di Messina, con la direzione artistica di Roberta Panizza e ideata da Bruno Mancini, hanno creato questo habitat che offre durante la stagione diversi momenti: presentazione di libri, declamazione di poesie, concerti, recital, e questa sera abbiamo il privilegio di avere due artisti affermati. Parlo di un programma che è quell'andare e venire. E sono movimenti musicali tra i sentimenti mutevoli. Di conseguenza abbiamo consegnato al vostro tavolo un programma di sala, perché abbiamo gli artisti che sto per presentarvi, che vi allieteranno in questo percorso dove ci sono musiche, avete visto, di Liszt, di Donizetti, di Azzaiolo, di Ender, di Chopin, e quindi dalla voce del contralto, che è un artista a tutto tondo, perché è da anni che svolge attività concertistica nell'ambito della musica sacra e profana, mentre il musicista che l'accompagnerà è un isolano che è diplomato al conservatorio e io dico alle mani di velluto perché sa accompagnare l'artista. Quindi io tributerei un applauso al pianista, che è Giuseppe Castagna. E lei è un contralto, è una donna splendida, io l'ho ascoltata ieri durante le prove, è Sava Torriga Savigni. Buon ascolto! Grazie. Giuseppe Castagna. Sempre sul tema della luna proseguiamo con Vaga Luna, che è un brano dell'operista italiano Vincenzo Bellini. Yeah. grandi operisti, fa parte di questo quartetto che era composto da Verdi, Rossini, appunto Bellini, Donizetti, dall'opera Leonora. Partir conviene, Leonora primo, dolce il mio, piace per me, dolor giorno, dolor dell'ace, tutto è fugace, più per l'amor, para ritorno, lo vedo. Mezzanotte, magari un'ora prima delle notti di giugno, l'ombra si schiara, fra neutri e neri la sua evidenza appare meno netta. Bislacca ammanta basilico e gerani, mentre io mi giro a porgerti un gelato, a prenderti la mano. Tu non ricordi quante volte vezzosa tra i capelli l'ombra mi segue. Tranquilla lei non domanda altro, se poi si spande in lungo e largo sui nostri petali distratti dal lento moto specchiato al sole di chi vagheggia l'eliotropismo. Sì che non tema, venuta l'alba, di essere solo l'ombra di un sigillo, ed io non sappia, verso il tramonto, lasciare indietro l'ombra di me stesso. Magari sbircio tra le finestre chiuse e immagino i segreti di chi tace. In questo momento è in fase di progettazione, quindi stiamo lavorando per assemblare musica, canto e effetti sonori appunto della musica elettronica, che porteremo qui a Ischia probabilmente in estate, quindi verso luglio, agosto, settembre sentiremo proprio le canzoni, queste poesie, vestite in musica e cantate da una cantante professionista accompagnata dal pianoforte con una base di musica elettronica che fa effetti particolari, come musica particolare moderna, ancora poco sentita. Adesso. Quindi, come ci accennava Giuseppe, ascolteremo alcune letture. Di mia scelta, appunto, mi piace di scegliere, eppure tu mi chiederai di Verdi, di Bruno Mancini. Eppure tu mi chiederai di Verdi, tra le tette di Gianni, di pesce spenti, specie di piede. Un posto delle mie violenze, per dire rifugio, per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, da monti di vernaglio a punta gialla, tra tette di influenze, fermo da dietro, sul turbine torrente delle cantiche tribolazioni. figure finiti sperare, distesa sul tombano verde, accanto al fuoco, smazzando i piedi. Per vedere la sfida, alle due mine nude sensuali sul canale novecento. Il buio che mi stigera, a rompere la porta della cornice verde, a guardia del tuo letto, dipinta in nero, delle tue monotti di maglione, ingressi uniti. Oppure, tu incanterai col tuo diventa penna tutto o niente, scalbocchiato dietro, sul tronco dello scrigno dove il mistero è la pubblicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è odierno.